questa impressione, ed è una gran bella impressione, che la giovane donna, che a 13 anni è stata notata da un fotografo della Ford Model Agency, che è una delle agenzie di modelle più famose al mondo, e che per questo si è ritrovata poi a recitare giovanissima accanto a Jean-Marie Volonté, poi a un certo punto abbia deciso di condividere, di mettere a nudo su un blog, su un diario, quindi nel web, le sue incertezze, le sue difficoltà anche ad accettarsi, a fare pace con se stessa, con i suoi difetti, con i suoi insuccessi, aiutando così tante donne a superarli. Sono molto felice di dare il benvenuto a Giada Desideri. Grazie, grazie. Attrice, doppiatrice, autrice di blog, mamma di Lupo e Luna, moglie di Luca Ward, vale a dire forse la voce più bella d'Italia. No, parliamo il forse, va? La voce più bella d'Italia, diciamo, la voce del gladiatore, di Russell Crowe, ma mica solo di lui, Kevin Costner, Hugh Grant, Antonio Banderas. Allora Giada, possiamo dire che la tua avventura professionale, che poi diventa umana perché le due cose si saldano bene nella tua vita, è cominciata così? Un giorno una ragazzina di 13 anni viene notata da un fotografo di questa importante agenzia di modelli e si ritrova a recitare. Allora voglio chiederti, che ragazzina era quella lì e che cosa sognava di diventare? Ma io innanzitutto devo fare una premessa, che io da ragazzina volevo fare il medico, quindi una cosa completamente diversa. Però forse, ecco, questa vena di voler non aiutare, però comunque prodigarsi verso il prossimo, no? Comunque questo interesse verso le altre persone, ce l'ho sempre avuta. Poi nel corso del mio percorso adolescenziale ho trovato questo bivio che mi si è presentato e ho deciso, diciamo, casualmente, di intraprendere la strada dell'attrice. Ho detto, vediamo dove mi porta. Ti sei appassionata subito alla recitazione? Perché, diciamo, da quell'essere stata notata da un fotografo come bel volto, poi è iniziata un'avventura, ti ha portato nel film di Luigi Comencini, Un ragazzo di Calabria. Hai sentito che quella era la tua strada mentre lo facevi? Ma questa è una bella domanda. All'epoca no, ovviamente, perché comunque ero molto giovane e la cosa è iniziata anche, diciamo, molto per gioco, molto per divertimento, e non sapevo se poi effettivamente sarebbe diventata la mia strada lavorativa. Con il passare del tempo sicuramente sì, nel senso che comunque io e la mia famiglia abbiamo comunque, soprattutto la mia famiglia in primis e poi successivamente io, abbiamo investito tempo, denaro nello studio, su questa preparazione. Certo. Hai detto la tua famiglia, l'abbiamo chiamata in causa, allora io vorrei soffermarmi su questa famiglia. Papà Andrea era comandante l'Italia, sì. Un papà con cui ho avuto un rapporto sempre molto stretto, un papà presente a dispetto dei tanti viaggi, che peraltro molti di questi viaggi tu li hai fatti con lui. Il primo, sì, viaggio, se non sbaglio, al Cairo. Eccolo, papino. Sì, il primo viaggio è stato all'età di 4 anni, siamo andati, questa foto testimonianza, e siamo stati al Cairo. E ricordo poco di quel viaggio, ovviamente, perché 4 anni purtroppo non si ha, certo, la memoria, però qualcosa resta dentro, però sicuramente, ecco, le foto sono un grande aiuto, perché comunque ti porti sempre con te dei momenti importanti della tua vita. Mamma gioia, donna forte e generosa, quanto le assomigli? Vorrei a volte assomigliarle di più, perché è una donna molto molto forte, una donna, io la chiamo, mi piace chiamarla Caterpillar, perché è una donna che non si arrende mai, una donna piena di gioia, appunto, no? Di voglia di vivere, e una donna che ha sofferto anche molto, perché poi ha perso il papà a 4 anni in guerra, una donna che ha avuto un'infanzia difficile, ha perso anche un fratello, purtroppo, quindi tante esperienze di dolore. Ha avuto una vita complicata, però oggi è una donna molto forte, una donna molto generosa, è una donna che mi ha regalato tantissimo e mi ha insegnato tantissimo. Che meraviglia sentire una figlia, sì, che parla così della madre. Ti hanno sostenuta a un certo punto, hanno deciso che quella esperienza nata, tu ci dicevi quasi per gioco, poi poteva davvero essere una carriera, sì, una professione. Quanto è stato difficile secondo te oggi che sei mamma, tra l'altro di due bambini che hanno rispettivamente 10 e 8 anni, la piccola Luna, per loro lasciarti andare, cioè a 17 anni, e mandarti a Los Angeles a perfezionarti nella recitazione?
Guarda, io, nonostante io comunque sia stata lontana, perché ho anche a 17 anni, in primo momento sono stata a Los Angeles, ma poi ci sono tornata per un... E ci sei stato un anno e mezzo. Sì, un anno e mezzo, quindi comunque sono stata lontana dall'Italia più volte, però i miei genitori non mi hanno mai lasciata da sola. Io ero entrata molto, soprattutto la seconda volta, quando sono ritornata, sono stata un anno e mezzo, ero entrata molto in simpatia di Anna Strasberg, che era la direttrice di Anna Strasberg. Un po' perché comunque ero italiana, ero l'unica italiana e lei ha sempre avuto un po' il debole per gli italiani. Poi giovane? Ma soprattutto perché io avevo mia mamma che mi era vicina e questa cosa gli americani non ce l'hanno. Perché comunque un ragazzo di 16-15 anni già è un adulto, no? È completamente lasciato a se stesso vivere e conoscere la vita per quello che è. Quindi questo senso della famiglia così forte l'ha conquistata, ha conquistato anche Anna Strasberg. Partono tante esperienze che oggi non ripercorreremo tutte, perché sei qui per portarci anche dell'altro: cinema, teatro, televisione. Nel 1996 Un posto al sole, che insomma ti ha reso molto popolare, la prima soap autenticamente italiana. Ma Luca Ward, la voce più bella, abbiamo tolto il forse, d'Italia, tu come l'hai conosciuto? Ma noi ci conoscevamo così come colleghi, ci siamo sempre incrociati magari su delle cose lavorative, degli eventi, e poi abbiamo fatto un primo film insieme, primo perché poi ce n'è stato un secondo, Anima Nera, un'opera prima, e lì l'ho conosciuto sotto il punto di vista professionale realmente, ed è stato quello che mi ha fatto innamorare di lui, perché credo che un collega così professionale e professionista, insomma, ce ne sono veramente pochi. Quindi ti sei innamorato della sua serietà professionale, sì, prima ancora che della voce? Beh, a quella diciamo che penso che sia superfluo dirlo, comunque lui ha un dono meraviglioso che sa... anche usare molto bene, insomma, molto bene. No, perché sai, io voglio scherzare, no? Può essere anche un po' spaesante tornare a casa la sera, guardarti intorno, c'è Luca accanto a te, peraltro non sono un prestante bell'uomo, e sentirti in compagnia di Kevin Costner, di Bandera, di Russell Crowe. Sì, devo dire che insomma ancora oggi, dopo sono passati quasi 11 anni che stiamo insieme, fa effetto. Poi lui è molto sornione, lo sa questo, quindi ogni tanto mi manda qualche messaggino vocale, no? Con la voce numero 3 o voce numero 4, però insomma si scherza tanto, è la cosa fondamentale in un rapporto. Ecco, si scherza tanto, è la cosa fondamentale in un rapporto, perché voi vi siete sposati nel 2013 con una doppia cerimonia, 7 luglio a Roma, il 10, quindi 3 giorni dopo, a Fregene. Ci hai detto si scherza molto. Che cosa pensi, quale pensi che sia il vostro progetto di vita, visione di famiglia, che vi tiene fermi? Ma io credo, non vorrei essere banale o insomma fare della retorica in questo, però credo che sia importantissimo in un rapporto di coppia la stima prima di tutto. Se perdi la stima nella persona che hai accanto, perdi la magia che ha comunque una storia d'amore. La persona la devi stimare, ma la devi stimare non soltanto per quello che fa, ma per com'è, per come si comporta e per quello in cui crede. La stima può essere veramente riferita a tante cose, il rispetto poi ovviamente reciproco di due persone che si vogliono bene. E tra lui è molto così, tra l'altro diciamo lui con grande fiducia ti ha affidato anche la direzione del doppiaggio, tu sei cresciuta anche in questa direzione. Folle. A un certo punto questa donna poliedrica con tanti interessi, anche insomma un talento che si è manifestato in tanti ambiti dello spettacolo, decide di dedicare sempre più tempo per i due bambini, ma anche per un blog. Allora, come si intitola questo blog e come ti è venuto in mente di scriverlo? Allora, il mio blog si chiama Curvy Jade. Curvy, ora curvy, spieghiamo al nostro pubblico cos'è Curvy. E diciamo che, insomma, è un blog nato un po' per caso, un po' per gioco, così. Ha preso una piega completamente diversa in poco tempo. È un blog dedicato a tutte le donne che non hanno avuto la possibilità di essere una taglia 38, oppure lo sono state in passato, non lo potranno più essere per vari motivi in futuro,
a tutte quelle donne che comunque hanno le curve in più che oggigiorno nella società vengono molto additate, no? Se sei una donna formosa, automaticamente non hai più cura di te. Già da qui si parte da un'esperienza anche che è la tua, perché questo blog è così convincente perché tu ti sei messa nudo. Come... Sono messa in gioco, sì. Ecco, e non è stato facile. Come si impara, come impariamo ad amarci a dispetto dello sguardo degli altri che ci vorrebbe diverse? Anzi, come impariamo a cambiare pure quello sguardo degli altri su di noi? Ma allora, questa è una domanda molto pertinente, nel senso che la cosa complicata è prima di tutto volersi bene. E credo che sia comunque l'ingrediente più importante per andare avanti e per un'accettazione di noi stessi, no? Noi viviamo una vita, soprattutto in questo momento storico, abbiamo la società che pretende sempre qualcosa da noi e molto spesso non siamo in grado di darla, o comunque non ci sentiamo all'altezza per poter dare quello che da noi viene chiesto, no? Quindi fondamentale è arrivare al momento in cui la vita ti propone quello che ti propone, che a volte sono momenti belli, a volte sono momenti brutti, perché quelli comunque purtroppo non mancano. Bisognerebbe riuscire ad arrivare a quel punto il più forte possibile, o comunque il più consapevole possibile, soprattutto perché, questo lo possiamo vedere anche con le ragazze adesso, no? Ecco. La società impone un certo canone di bellezza, devi essere magra per forza. Altrimenti sei fuori con tutte le conseguenze che sono, sì, anche molto invece drammatiche, magari che conosciamo. La realtà non è solo non questa. Non è così. Senti Giada, a proposito delle ragazze, vorrei chiederti, secondo te, no? Tu nel blog, è un blog molto ricco perché dai tanti consigli, si spazia dalle ricette ai consigli proprio di vita vissuta, ma anche d'abbigliamento, un po' tutto. Chi è, qual è per te la donna veramente bella? E in proposito, che cosa hai cominciato a dire a tua figlia Luna, che ha 8 anni, quindi è il momento giusto anche per seminare con lei? Ma io credo che tutte le donne, qualsiasi, alta, bassa, magra, grassa, sono tutte belle, cioè tutte hanno una loro bellezza. La cosa fondamentale è riuscire a identificare quale essa sia e imparare a valorizzarla. Anna Magnani, un'attrice meravigliosa, ma non era bella. Era stupenda. Non era il canone classico canone di bellezza, certo, no? Femminile, però era qualcosa stupenda, di irraggiungibile, perché era una donna che trasmetteva sicurezza, una donna meravigliosa, era oltre. E lei la sua bellezza l'aveva trovata e l'ha dimostrata a tutti. Poi. Quindi c'è una ricerca, c'è un cammino di ricerca, di consapevolezza, sì, hai detto tu. Ma hai l'impressione, anche guardando i tuoi figli, guardando i ragazzi che magari ti scrivono, che per loro è diventata più difficile? Questi ragazzi, una volta il professor Morcellini, un esperto di comunicazione, rivolgendosi ai ragazzi, ha detto loro: ragazzi, quanto è faticoso, pensando ai loro social, voi siete sempre in onda. Sì, perché c'è una costante pressione, no? Anche questo, il fatto di dover sempre apparire, di dover... Popolari. Assolutamente sì. Adeguati. Questo crea comunque uno stress continuo sulla persona, no? Perché siamo sempre sotto il mirino, sempre controllati, sempre tenuti d'occhio, anche le fotografie, tutti i social in senso lato sono comunque un'invasione nella tua vita privata. Quindi bisogna difendersi anche qui. Senti, sì, prima di arrivare al grazie e scusa con cui concludiamo, vorrei chiederti, perché siamo proprio alle battute finali, così una frase breve su questo. Si capisce la bellezza, la grandezza, la generosità di una persona dalla voce? E torno a Luca. Beh, oddio, sicuramente la voce ha un'importanza notevole, però se non la sai usare bene puoi anche avere una bella voce, ma non serve a niente, ecco. È come anche tutti sono gli aspetti. Il senso con cui la riempi, sì, quella voce. Allora Giada, siamo arrivati al grazie e allo scusa, a cui spesso Papa Francesco ci richiama. Grazie a chi? Ma grazie assolutamente ai miei genitori. Ai miei genitori per avermi reso la donna che sono oggi, con sacrifici, con impegno, a volte anche con degli screzi, che è giusto che ci siano tra genitori e figli, ma sicuramente mi hanno insegnato tanto e mi hanno regalato tanto
Quindi grazie a mamma e papà. Grazie a loro. A Gioia e Andrea. A Gioia e Andrea. Scusa chi? Ma oddio, scusa, una persona in particolare non mi viene adesso, però sicuramente credo che bisognerebbe riuscire a trovare il vero senso della parola scusa e cercare di utilizzarlo il più possibile, o quantomeno sicuramente più di quanto non lo si usi normalmente. Grazie Giada Desideri, che ha detto una cosa importante: chiedere scusa non è segno di debolezza, tutt'altro. Massimiliano, ho sentito che parlavate di canone di bellezza, a cui io sono attentissimo da sempre, no? Sempre. E si vedono i risultati. Voltiamo pagina, tra poco la bellissima, una bellissima preghiera di Don Tonino Bello sarà al centro dello spazio dedicato a fede e spiritualità. Tra poco qui, siamo noi.